Io sono magistrato di sorveglianza, lavoro nell'ufficio di sorveglianza di Padova e compongo il Tribunale di Sorveglianza di Venezia quando deve decidere dei detenuti che sono presenti in Padova, tanto per capire un po' le competenze. E, parlare una riflessione sulla pena è una riflessione quotidiana da operatore del diritto da 20 anni, sempre nell'ambito della giustizia penale, anche se con un approdo molto recente, relativamente recente alla sorveglianza, perché io sono in questo ufficio che si occupa dell'esecuzione della pena, della concessione di benefici penitenziari alle persone ai detenuti e di misure alternative ai soggetti liberi che devono espiare una pena. E sono approdata da circa un anno e mezzo, dopo aver svolto circa 10 anni le funzioni di pubblico ministero e un po' meno come giudice. Allora, una riflessione sulla pena. In un momento, dopo aver sentito queste grandi idealità, queste nuove prospettive, e istanze che vengono da altri ordinamenti, in un contesto storico in cui il comune sentire invece porta istanze completamente opposte, perché porta a istanze di invocata certezza della pena, perché questa viene ritenuta come certezza, come momento di sicurezza della società. Chiudiamoli tutti in carcere dal primo fino all'ultimo giorno senza benefici, così noi stiamo tranquilli e buttiamo via la chiave. Ecco, mancava questo. Quindi e questo è il contesto storico che ha originato moltissime riforme che hanno peggiorato un ordinamento invece introdotto da un legislatore assai illuminato, che era quello degli anni sia costituzionale che degli anni 70. È uno stimolo importantissimo, anche se porta così giornalmente a momenti di piccolo sconforto, ma noi siamo pessimisti che vivono da ottimisti, quindi cerchiamo di affrontare. Allora, il nostro è un ordinamento penale, voi lo sapete, con pene fisse, con pene in cui la concezione della giustizia penale, come si dice, è reocentrica. Al centro del procedimento penale, del processo, c'è l'indagato e l'imputato. L'indagato prima e l'imputato poi. La pena principe nel nostro ordinamento è unicamente la pena detentiva, è solo questa la pena. Questi concetti e queste nuove istanze, che in parte stanno già sono state già introdotte con modifiche legislative, sconvolgono completamente questo sistema, perché parlare di giustizia, che bello, rigenerativa o riparatoria, significa avere due soggetti, perché se si parla di incontro, poi darò anche qualche definizione, ma intanto parlo in maniera più semplice. Se si parla di incontro tra il reo e la vittima del reato, bisogna che questi soggetti siano allo stesso livello. E quindi il mutamento culturale è quello di spostare un procedimento penale o comunque una concezione della giustizia penale che vede al suo perno unicamente la persona che ha commesso il reato e deve essere punita, mettere al pari anche un altro soggetto, la vittima, la persona offesa di un reato, che questo reato l'ha subito, che ha subito una lesione giuridica, un danno, ma che ha subito dolore e sofferenza. E parlo ancora in termini molto semplici. Guardate che le istanze delle persone offese, che ho avuto modo di percepire in un'esperienza, come vi ho detto, molto variegata, sono sì quella della giusta punizione per quello che ha fatto. Perché accanto agli esempi relativi ai reati contro il patrimonio ci sono i gravi reati contro la persona, contro la libertà individuale, contro la vita, contro la... io ho seguito stupri di gruppo, cioè omicidi efferati, maltrattamenti in famiglia che erano francamente quasi equiparabili
a omicidi o perché, per la loro gravità. Quindi parliamo, possiamo, cominciamo a ipotizzare anche questo tipo di vicende penali. Che istanze ha la vittima? Sicuramente ha un'istanza di pena, di punizione, devi pagare per quello che hai fatto, soprattutto nella prima fase. Sicuramente ha un'istanza risarcitoria, che è sacrosanta, perché ci sono dei traumi che dovranno essere gestiti nel corso del tempo, incredibili, una mancanza di una persona, pensiamo a un omicidio in una famiglia, e questo è sacrosanto. Ma guardate che l'esigenza sentita incredibilmente dalle vittime del reato, e qui non voglio rubare niente, ma è quella di essere ascoltate. Due episodi, due esempi brevissimi e poi parlo più in diritto. Primo, ho fatto come pubblico ministero, ho sentito una vittima di una persona offesa di una gravissima di violenza sessuale di gruppo. Esame complesso, lungo, con molte pause, con molte interruzioni, di una grandissima sofferenza per la vittima che narrava, e anche per me e per la polizia, perché era un interrogatorio che aveva un esame in cui erano presenti più persone, perché dovevano essere tratti anche degli spunti investigativi per individuare i responsabili. Quindi c'era anche questo affanno e interesse per dire, descrivi i dettagli per individuare i colpevoli, cercando di usare tutta la cautela del caso, perché si trattava di una donna relativamente giovane, ma comunque insomma che aveva subito questo grande trauma. Dopo ore di questo esame, eravamo tutti stremati, soprattutto la vittima, e nel congedarci gli ho stretto la mano e ho detto, allora come sta? E lei mi ha guardato e fa, dottoressa, adesso sto meglio. È una delle cose che mi ha più sconvolta in tutta la mia carriera di magistrato. Adesso sto meglio, cioè una persona aveva rivelato, aveva cominciato a parlare con persone che tentavano di capire, e capire anche a fini investigativi ovviamente, ma cercare di essere vicine al dolore e alla sua sofferenza. Secondo esempio, questo l'ho provato da giudice. Processo per stalking, appena entrata in vigore la normativa a febbraio del 2009. Contrasti tra vicini di casa che sono arrivati a delle forme veramente incredibili di violenze morali, di continui dispetti, ma arrivati a cose molto pesanti, danneggiamenti gravissimi, pedinamenti continui, anche dei figli minori, cioè veramente una condotte durate da anni e che prima nel nostro codice erano punite i penalisti, 660 codice penale, molestie e disturba le persone, contravvenzione punita con una pena ridicola. Allora cerco di dedicare uno spazio sufficiente nei limiti del mio ruolo per la trattazione di questo procedimento, che in quel giorno prevedeva l'esame di una delle persone offese. Procediamo con l'esame, discovery tra le parti, cross examination, e devo intervenire più volte per calmare le parti perché stavano invadendo eccessivamente sul testimone. Ma a un certo punto, dopo un certo periodo di tempo, adesso non ricordo quanto, io ritenevo di aver acquisito tutti gli elementi per la decisione e ho invitato le parti a concludere l'esame, il pubblico ministero e l'avvocato. La persona offesa era un uomo, si è alzato dalla sedia, dottoressa, mi lasci parlare? E lì sono rimasta impietrita. Lo stesso esigenza della vittima che avevo sentito. Quindi questo per darvi quest'altro messaggio. L'esigenza è quella, oltre che tutto il resto, anche quella di parlare.
di comunicare all'imputato che era lì presente per la prima volta tutto il dolore e la sofferenza che gli era stata provocata. E questi sono i due esempi concreti della mia vita, ma questi due esempi, guardate, mi hanno segnato incredibilmente. Veniamo alle norme. Nel nostro, voi sapete, nel nostro ordinamento un legislatore costituzionale ideale, visionario, ha concepito la pena, la sanzione penale, in funzione rieducativa, quindi non come retribuzione, o meglio, non solo, perché poi le pene fisse le ha stabilite, non solo come retribuzione, come pena per il male commesso, ma anche con una funzione di rieducazione della persona. A questo concetto di rieducazione si è passati a un concetto di risocializzazione, e nelle modifiche, nelle norme sul regolamento penitenziario, nel 2000 è stata introdotta una norma importantissima, che è l'articolo 27 del regolamento penitenziario, che prevede questo, norma che disciplina cosa si deve fare con il detenuto, che osservazione si deve fare con il detenuto, che riflessioni si possono far fare al detenuto, e si devono far fare, perché il detenuto non è che viene chiuso, chiuso in cella e poi basta. Lo scopo dello Stato e dell'apparato è, o dovrebbe essere, quello di contribuire a capire per le motivazioni che l'hanno indotto a commettere il reato e a portare la persona a una riflessione. Questa norma dice che la riflessione deve essere fatta su tre livelli: sulle conseguenze del reato per sé, per la propria famiglia e per la vittima. In realtà dovremmo ribaltare, ma insomma la norma, l'ordine. Quindi è una norma dell'ordinamento, impone nell'ambito dell'osservazione del detenuto lo stimolo di una riflessione dello stesso sulle conseguenze che la sua condotta ha portato per la vittima del reato. Circolari poi dell'amministrazione penitenziaria hanno proprio introdotto e approfondito questo concetto come un modello di trattamento responsabilizzante, cioè deve essere reso responsabile della sua vita e di quello che ha fatto. Da questo modello di giustizia responsabilizzante, giustizia responsabile si arriva, è la breccia per arrivare alla giustizia riparativa. Perché? Se durante la detenzione il detenuto deve formulare un progetto, deve o dovrebbe formulare un progetto di riparazione nei confronti della vittima di reato. In cosa consiste questo progetto di riparazione? Può consistere certamente nel risarcimento del danno, ma può consistere anche, per esempio, nell'invio tramite controllato e tramite difensori di una lettera di scuse. Può consistere anche in altre cose. E qui c'è un'altra fonte normativa che impone proprio una prescrizione riparatoria. Qui devo spiegare un attimo. Allora, l'articolo 47,7 dell'ordinamento penitenziario disciplina, l'articolo 47, l'affidamento in prova, che è una misura alternativa che viene concessa per chi è detenuto e deve espiare gli ultimi 3 anni di pena, oppure per i soggetti liberi che devono espiare una pena contenuta entro i 3 anni Si tratta di una pena alternativa alla detenzione che viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza, che dice: io valuto che nel tuo caso la carcerazione è inutile. Hai un lavoro, faccio degli esempi, hai una famiglia, hai maturato una riflessione su quello che hai fatto, e prima di fare questa decisione ci sono un nucleo di assistenti sociali e psicologi che fanno parte di un ufficio, che è l'ufficio dell'esecuzione penale esterna, che fanno un'indagine sociale sul condannato, sulla sua famiglia, sul lavoro e quant'altro.
E allora il tribunale dice, allora io ti affido ai servizi sociali. Il periodo di pene, invece che fare un anno di carcere, due o tre, per un anno, due o tre, tu sarai seguito dai servizi sociali. Dovrai avere delle, ci sono delle prescrizioni limitative della libertà di autonomia, di locomozione, non può allontanarsi dal comune domicilio, non può allontanarsi di notte, quindi è previsto una permanenza notturna a casa. Ma tra tutte queste prescrizioni, il legislatore illuminato degli anni 70 ha introdotto una prescrizione riparatoria che è obbligatoria. Quindi cosa significa? L'affidato ai servizi sociali deve adoperarsi nei confronti della vittima di un reato. Deve adoperarsi con il risarcimento del danno o in altre forme. E il lavoro fatto in questi anni dagli uffici dell'esecuzione penale esterna, che io stimo moltissimo, è rilevantissimo, importante. Perché? Perché è qui il primo concetto di contatto tra autore del reato e persona offesa. Hanno introdotto intanto hanno fatto una riflessione sui casi in cui è opportuno che ci sia un contatto o meno tra l'affidato e la vittima del reato, per non cadere in un grandissimo rischio che viene proprio definito anche da norme, che è quello della vittimizzazione secondaria. Io, persona offesa, vittima di un delitto di violenza sessuale, se non ho manifestato questo desiderio di avere contatti dopo il processo con la persona che si è resa responsabile di questo fatto, ho il diritto sacrosanto di non vederlo e di non vedermi nemmeno recapitare lettere o quant'altro, perché ho diritto al rispetto della mia volontà. Quindi i parametri sono diversi. Allora cosa hanno individuato? Hanno detto, in questi casi in cui non è possibile, non è opportuno questo contatto, hanno individuato degli altri modelli. Tu come puoi riparare, e qui cominciamo al concetto di riparazione, al torto fatto per quella persona e per la società intera? Devi obbligatoriamente prestare un lavoro gratuitamente a favore della collettività. Lavoro che normalmente viene scelto nell'ambito di enti, associazioni o quant'altro che abbiano un significato rispetto al reato, alla tutela dei beni giuridici violati da reato. Faccio un esempio, se no non si capisce molto. Come tribunale di sorveglianza abbiamo concesso l'affidamento in prova a una persona che era stata condannata per omicidio colposo a seguito di incidente stradale. Si trattava di un fatto abbastanza grave, perché c'era stato un decesso, c'erano state anche delle persone ferite, quindi un fatto abbastanza grave. Qui il risarcimento del danno l'aveva fatto l'assicurazione. Però noi cosa abbiamo detto? Abbiamo delegato l'UEP, questi assistenti sociali, di individuare la possibilità di una attività a favore della riparatoria in associazioni che si occupano di grandi traumatizzati da sinistri stradali, cerebrolesi o quant'altro, per far venire a contatto la persona non con le sue vittime, ma con vittime analoghe, con persone che potevano avere le stesse conseguenze delle sue vittime del reato. E nel corso degli anni, anche nella stessa magistratura di sorveglianza, è stata una riflessione veramente importante, e la dottoressa Emma Benedettini sa meglio di me, perché nella presentazione mancava una cosa, che è stata per 9 anni membro esperto del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Quindi infatti il mio presidente si è raccomandato di salutare, ha detto, tu non sai che avrai vicino un nostro esperto. Allora, nel corso degli anni è stata fatta una profonda riflessione. All'inizio addirittura questa norma non veniva applicata,
che veniva ritenuto così, si inseriva nelle prescrizioni, non veniva data importanza. E invece la riflessione compiuta anche tramite gli assistenti sociali, tramite l'ufficio del DAP e con la grande promozione della dottoressa Giuffrida, che su questo che viene dall'UEPE e ha molto promosso, la riflessione è stata questa: in questa prescrizione si gioca la misura dell'affidamento in prova, perché uno continua a fare il suo lavoro, vabbè, non può uscire la sera, avrà libertà di locomozione, da lì impara, ma pochino, è lì che si vede la vera trasformazione della persona. E quando noi abbiamo la relazione conclusiva dell'affidamento in prova, relazione che porta a questo effetto: se la prova è andata bene, il reato si estingue; se la prova non è andata bene, la persona deve espiare la pena in carcere. Quindi l'hanno fatto in affidamento, è tanqua non esse, va in carcere, perché la prova non è andata bene, o tutto l'anno, o una parte della pena, o tutto o una parte. Quindi conseguenze non da poco. La vera efficacia della misura, che è, dell'affidamento, che è la vera misura alternativa del nostro ordinamento, è in questo. E qui c'è qualche germe di quella giustizia riparativa di cui si parlava prima. Però questo è qualcosa di diverso da un'altra cosa di cui volevo parlare. Perché questa è una giustizia che porta, cioè una forma di riparazione tra il reo e la società, tra il reo e eventualmente la vittima nel caso del risarcimento del danno oppure di una manifestazione aperta di scuse. Questa è la giustizia riparativa, questa può essere la mediazione, no? Si parla di mediazione penale civile, però la finalità è la conciliazione delle parti, trovare un accordo per la remissione del querela, oppure le norme introdotte nella normativa del giudice di pace, gli articoli 29 e 35, per cui è prevista non solo la conciliazione ad opera del giudice, come si faceva una volta, ma anche la sospensione del procedimento, mandando anche le parti avanti a associazioni per favorire la conciliazione delle parti. Qui conciliazione è ovviamente prodromica alla remissione della querela, oppure anche la norma, l'articolo 35, vero, addirittura all'estinzione del reato. Quindi questo è un aspetto. A questo contenuto di giustizia riparatoria se ne unisce un altro, che è quello della mediazione penale in senso tecnico, così come stabilito dalle norme del Consiglio d'Europa, che definiscono così, raccomandazione 99-19 del Consiglio d'Europa. La mediazione in materia penale è definita come un procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono, liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente. Che cos'è? Allora, cambiamo completamente prospettiva. Non c'è più l'ottica di ottenere un risarcimento del danno o la remissione della querela. Adesso accantoniamo per ora il problema dei benefici penitenziari, ma è l'esigenza sentita da due parti e che deve essere previamente accertata con molto rigore, parti reo e vittima, di incontrarsi con l'aiuto di un mediatore che deve essere terzo rispetto al procedimento penale e che non è né un ausiliario del giudice né fa parte del procedimento penale. In un incontro che è l'evoluzione e il punto terminale di un percorso molto lungo di preparazione fatto dai mediatori e dell'una e dell'altra parte, in un colloquio assolutamente riservato, confidenziale, che prescinde dal procedimento penale e quando confluisce, diciamo, come esito nel procedimento penale, è due righette stringatine, all'inizio mi ero un po' sconvolta, ma dopo ho capito perché,
l'incontro c'è stato, ha sortito un buon esito ed è stato proficuo, più o meno questo. Quindi questa è la mediazione penale in senso proprio, così come intesa dalle norme internazionali, che in taluni casi che comincia a essere sperimentata anche in Italia, sempre aderendo a queste istanze che devono comunque essere adattate nel nostro ordinamento. È stata istituita una commissione a livello di Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di un osservatorio sulla mediazione penale, questo osservatorio nel 2005. Questo osservatorio, tramite alcuni mediatori che operano gratuitamente e rigorosamente selezionati, perché la mediazione penale richiede una professionalità altissima. Si pensi solo all'istanza, alla delicatezza dell'approccio con la vittima dei reati di cui ho parlato prima, oppure con i prossimi congiunti di una persona uccisa da un'altra. La delicatezza di questo approccio, la professionalità che deve curarsi in questo approccio, perché i primi casi che si sono verificati di mediazione penale erano un'istanza che proveniva da soggetti detenuti normalmente per gravissimi reati. Quindi professionalità estrema. Ci sono stati alcuni casi, pochissimi, di mediazione penale così come intesa, quindi di incontro tra persona detenuta e vittima o diretta o a specifica. Infatti la professoressa Mannozzi commentava l'ordinanza che è stata adottata dicendo che quella non era una vera mediazione penale. Giustamente, è un percorso dialogico, perché è stato un incontro tra un detenuto e una vittima, non del reato che aveva commesso, né dei prossimi congiunti del reato, perché si trattava di un omicidio, ma di una persona che aveva subito la perdita di un congiunto in fatti di terrorismo, quindi un figlio di una persona che era, caduta in un fatto di terrorismo. Ma a questo incontro come si è arrivati? Dico due cose, poi non di più. E che effetto ha sortito? Allora, si è arrivati con accertamento durato anni della reale volontà del detenuto di confrontarsi con le vittime dei reati. In realtà questo detenuto aveva già avuto la possibilità nella casa di reclusione di Padova di confrontarsi con, nell'ambito di convegni e di attività che vengono svolte da un'associazione di volontariato che opera all'interno del carcere, che è Ristretti Orizzonti, e che è una redazione di un giornale, ma che promuovere molte iniziative per far riflettere, finalizzate a questo, la riflessione da parte del detenuto su quello che ha fatto e il confronto dello stesso con le vittime dei reati. Quindi questa persona aveva già partecipato a molte queste esperienze analoghe, ma il percorso di mediazione è stato, diverso, nel senso che è stato curato dai mediatori, è stato preparato. L'inizio si è avuto nel 2005 e l'incontro si è avuto nel 2011, anche per un passaggio attraverso il garante della riservatezza, perché non si capiva bene, in mancanza di una normativa italiana, come tutelare i dati acquisiti delle parti. Dopo un'accurata verifica della genuinità e della non strumentalità di questa esigenza del detenuto, non è stato neanche tentato un approccio con i prossimi congiunti, perché avevano fin da subito espresso un ostacolo a un contatto, ma è stata individuata dai mediatori, professori di criminologia di levatura notevole, dai mediatori un altro soggetto che aveva accettato di confrontarsi e che sentiva un'analoga esigenza, e vi è stato questo incontro
culminato, come vi dicevo, nel 2011. E un incontro in cui c'è stato questo, di cui non so nulla in realtà, so che c'è stato, so che ha sortito un cambiamento, vi è stata un'empatia incredibile, ma un cambiamento di entrambe le parti, mi dicono i mediatori, e io su questo faccio un atto di fede, perché di questo io non devo essere coinvolto, perché non è un atto del procedimento penale. Allora, tutto questo è avvenuto. No, è avvenuto nell'ambito del percorso detentivo di questo soggetto, che era detenuto ormai da quasi 20 anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha deciso, ha concesso a questa persona la misura della semilibertà, che significa poter andare a lavorare di giorno fuori dal carcere per conto di vari datori di lavoro, associazioni e quant'altro, e di notte alla sera rientrare in carcere. Quando non lavora è in carcere. Questi sono la semilibertà. Tra gli elementi di valutazione tenuti in considerazione per verificare la mancanza di pericolosità sociale del soggetto e la progressione del percorso trattamentale di questa persona, è stato anche tenuta in considerazione l'attivazione di questa persona per promuovere la mediazione penale, così come l'ho intesa, e comunque la riflessione che questa persona aveva avuto modo di fare con vittime di altri reati, percependone il dolore, la sofferenza e quant'altro nelle varie iniziative, perché abbiamo ritenuto che queste esperienze avessero introdotto una modificazione, che è brutto parlarne, però su questo noi andiamo a lavorare, un cambiamento radicale nell'atteggiarsi, nella personalità di questa persona che aveva gravemente violato le norme, e tale da rientrare tra gli altri poi elementi di valutazione.